La vicenda Multiutility è stata discussa in consiglio comunale a Pistoia. È accaduto ad un giorno della scadenza per il via libera al progetto da parte delle assemblee dei comuni per la creazione della nuova holding destinata a gestire i servizi oggi dati da partecipate, dai rifiuti all'acqua all'energia. Noi abbiamo preteso che rimanesse pubblica per il 51% attraverso una holding che fosse aperta anche a altri comuni toscani perché diventi regionale, che Pistoia contasse di più nelle scelte che determineranno poi le sedi, l'operatività dei nostri servizi. Quindi noi abbiamo lottato in questi mesi per modificare gli statuti, i patti parasociali e tutti i documenti per preservare il nostro territorio. La sfida inizia dopo, perché in altre regioni ormai ci sono grandi multiutility che vengono nella Toscana, comprano impianti, comprano discariche e soprattutto portano via ricchezze utili. E soprattutto la sfida sarà cambiare questo sistema che abbiamo oggi, che vede le tariffe dell'acqua più alte di tutta Italia, con servizi scarsi, così come nei rifiuti e nella raccolta differenziata. Un voto che ha visto opposizione favorevole dei partiti di maggioranza e della quasi totalità di quelli d'opposizione, anche se Partito Democratico, Civici, Riformisti hanno espresso alcune critiche dalla gestione da parte dell'amministrazione di tutto il processo e raccomandazioni, in primis che la governance del nuovo soggetto resti saldamente in mani pubbliche. Voto negativo invece dal gruppo Pistoia Ecologista Progressista. Noi l'abbiamo detto anche in campagna elettorale, siamo assolutamente contrari alla quotazione in borsa di questa associazione tra gestione dei servizi. Possiamo discutere di una multiutility, cioè di una gestione unitaria dei servizi, ma non della sua quotazione in borsa, perché non si è mai visto che una quotazione in borsa possa davvero avere un risultato positivo verso il cittadino, oltre a negare il fatto che ci sono beni comuni che devono rimanere a disposizione del popolo.